Buongiorno a tutti, allora grazie per essere tutti qui. Innanzitutto, beh, la modalità è alquanto particolare, ma ormai ci siamo abituati. Ringrazio in modo particolare il nostro ospite, Giorgio Sestili, che poi verrà presentato dall'organizzatrice di questo evento, la professoressa Sculli. Quindi non voglio anticipare adesso nulla del professore che insomma, oltre all'esperienza anche da un punto di vista didattico, che quindi può darci un grande aiuto per comunicare con i ragazzi, per parlare con i giovani, che poi è parlare al nostro futuro. Io per quello che ho potuto vedere, e la seguirò molto attentamente, è bello vedere il lavoro che ha fatto professore riguardo alla divulgazione, una divulgazione scientifica e quindi sulla scienza, sulla conoscenza, quindi noi dobbiamo avere fiducia. Credo che sia molto, anzi, penso sia fondamentale che la conoscenza entri a far parte della nostra vita, ma non così approssimativa, magari anche fatta da un divano, da una poltrona o in un ufficio, ma fatta con la capacità e la voglia di leggere dei dati come sono presentati da lei in un modo anche divulgativo utilizzato, qual è lo strumento dei social. Invito i ragazzi, le classi che sono collegate a farne tesoro di questa esperienza, di questa possibilità che gli è data. Prima o poi cominceremo nuovamente a farli in presenza. Bisogna avere un po' di pazienza e mettere tutto quello che si riesce ad apprendere da parte per poterlo riutilizzare al meglio. Come qualsiasi esperienza, anche un'esperienza negativa può darci delle possibilità, insomma, una visione che possa darci un qualche cosa di più. Io adesso mi taccio e ascolto come voi e poi penso ci sia una parte anche di domande, no? Perché potremmo intervenire. Parlo al plurale, ragazzi, perché sono una di voi, quindi insieme a voi ascolto. E lascerei alla professoressa Sculli, la ringrazio a lei a nome di tutto il team che coordina e per aver avuto la voglia, la capacità di mettersi in gioco e sa che qui trova sempre le porte aperte. Grazie, professoressa. Grazie a lei, dirigente, per questa opportunità che dà soprattutto ai ragazzi in questo momento un po' decisamente particolare. Io ho conosciuto Giorgio Sestili esattamente un anno fa. Giorgio aveva creato una pagina Facebook collegata all'ANSA, che mi ha tenuto compagnia dal lunedì al venerdì per i lunghissimi mesi del lockdown e con una chiarezza veramente straordinaria. Ho anche studiato delle cose che lui spiegava perché erano degli stimoli e lì effettivamente ho capito come. Cioè, è stato proprio il momento nel quale ho pensato che Giorgio Sestili doveva essere un nostro ospite, perché noi siamo bombardati da tantissime informazioni, però è veramente il metodo scientifico, è vero che sono di parte, ma ritengo che il metodo scientifico, quindi l'analisi di quello che sta succedendo, deve essere non spettacolare e noi dobbiamo imparare, noi tutti, e questo è la scuola che fa, ragazzi. E dobbiamo imparare a leggere quello che è il mondo che ci circonda. Questa è una cosa fondamentale. E questa è la missione, passatemi il termine, della scuola, quello di trasmettere la capacità di analizzare quello che ci circonda, non la spettacolarizzazione degli eventi. E in questo direi che Giorgio è il nostro ospite, Giorgio Sestili. È veramente bravo, mi permetto di dire di essere presuntuosa in questo, ma è veramente molto bravo. Giorgio Sestili ha veramente tantissime cose da dirci e ricordo ai ragazzi che c'è la possibilità di fare le domande secondo le istruzioni che avete ricevuto e in questo modo l'incontro sarà sicuramente più interattivo e migliore.
Passo la parola a Giorgio Sestile, un grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questo incontro. A te, Giorgio. Grazie mille, grazie per questo invito veramente e soprattutto per questa bellissima presentazione. Spero di essere all'altezza delle aspettative, perché insomma, però vi ringrazio davvero per queste belle parole e soprattutto per questo invito. Io sono particolarmente affezionato alla scuola e quindi ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse come quelle che in questo momento sono qui con noi collegate. Sono stato per diversi anni insegnante alle scuole superiori di matematica e fisica e conservo un bellissimo ricordo. Poi dal punto di vista lavorativo ho preso altre strade, ma insomma ogni tanto tornare nella scuola mi fa davvero davvero tanto piacere. Quindi grazie veramente all'Istituto Grandis di Cuneo per questo invito. Allora, io comincio con il condividere il mio schermo, così possiamo vedere insieme la presentazione che ho preparato. Ok, voi adesso dovreste vedere il mio schermo, mi date conferma? Sì, perfetto. Allora, di che cosa parliamo oggi? Beh, viviamo un momento particolare che ormai dura da più di un anno, quello della pandemia di Covid-19, ma prima di addentrarci nelle questioni che riguardano questa pandemia, a me con voi piacerebbe parlare un po' di quella che è anche la storia delle pandemie. Perché? Perché noi in questo presente tendiamo a pensare che il momento che stiamo attraversando sia straordinario, quasi unico. In realtà così non è. La storia dell'uomo e del nostro pianeta è disseminata di eventi epidemici o pandemici ed è bene conoscerli per capire proprio il presente e capire come agire nel presente per sconfiggere questa pandemia. Quindi è importante conoscere quali sono gli agenti che determinano una pandemia, quindi i virus, i batteri, quali sono le loro caratteristiche e quindi come è possibile sconfiggerli. Quindi vi vorrei un po' accompagnare in questo percorso dandovi tutta una serie di informazioni che spero che per voi siano utili. Come è stato detto dalla vostra professoressa, potete fare tutte le domande che volete, anzi io sono molto contento, quindi interrompetemi in qualunque momento per farmi domande, curiosità, qualunque cosa, possiamo divagare anche oltre le cose che io ho preparato e mi fa molto piacere. L'altra cosa che dico è che ci sarà una piccola gara a quiz tra gli studenti qua presenti, quindi ogni tanto vi chiederò di collegarvi, dopo vedrete come, su un sito dove potrete rispondere in tempo reale a delle domande. È un piccolo gioco che premierà chiaramente gli studenti, chi di voi sarà più attento, ed è anche un modo per divertirci un po' insieme e interagire. Allora, cominciamo dalla domanda che forse tutti vi state facendo: ma perché io sono qui a parlarvi di Covid? Vabbè, ve l'hanno detto, il mio nome è Giorgio Sestile, ho 36 anni, io mi sono laureato in fisica all'Università Sapienza di Roma. Nella vita ho fatto tante cose, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista della comunicazione e della divulgazione scientifica, perché durante gli anni dell'università ho capito che la cosa che mi piaceva di più era proprio quella di raccontare la scienza. La scienza a volte viene vista come un qualcosa di difficile, di complicato, a volte anche di noioso. Io invece ho capito che la scienza riserva in sé delle cose veramente molto belle, molto interessanti, che se raccontate, se spiegate nel modo giusto, secondo me possono anche appassionare, oltre che interessare. E tutto questo l'ho messo a disposizione insieme ad altri ragazzi e ragazze, tutti molto giovani, nell'ultimo anno. Come vi è stato raccontato, io a marzo dello scorso anno, proprio all'inizio del lockdown, ho aperto questa pagina Facebook, Coronavirus, dati e analisi scientifiche. Su questa pagina abbiamo incominciato a scrivere articoli, a fare video, a raccontare giorno dopo giorno quello che ci stava accadendo in un momento particolare in cui ci siamo trovati tutti chiusi in casa. E
nessuno, nemmeno io che ho aperto questa pagina, mi aspettavo tra virgolette, il successo che questa pagina Facebook ha avuto. E pensate che in sole 3 settimane siamo arrivati a quasi 100.000 follower e poi ci hanno contattato tantissimi giornali, TV, redazioni per collaborare con noi. Quindi mi sento di dire che in questa situazione di emergenza che ancora stiamo vivendo è uscito anche qualcosa di buono. Ci siamo messi a disposizione, abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per raccontare questo assurdo periodo di pandemia. E l'altro messaggio che vorrei lanciare a voi ragazzi è che vedete che i social network, che voi chiaramente conoscete benissimo, conoscete anche meglio di me sicuramente, possono avere tante diverse funzioni. Possono essere un divertimento, un intrattenimento, ma possono anche svolgere a volte una funzione sociale, educativa, formativa. E quindi è di questo che vi vorrei parlare oggi. Vi avevo detto che ci sarebbe stato una gara. Allora, la prima domanda che vi vorrei fare, tra poco voi potrete rispondere, è proprio questa qua. L'uomo come genere umano è comparso nella Terra tra i 250.000 e i 500.000 anni fa. Voi vi siete mai domandati qual è il fenomeno che più ha provocato morti nel corso della storia dell'uomo? Lo so, la domanda non è tra le più come si dice, tra le più positive, però allora, per rispondere a queste domande, voi sia con il computer, tutti voi che siete collegati, sia con il computer che con il vostro smartphone, vi dovete collegare a questo sito qua, www.menti.com. Una volta che vi siete collegati, inserite questo codice 5931 3871. Piano piano io dovrei vedere Giorgio. Voi che, ecco, questa è la prima persona che è entrata. Ditemi, sì. Giorgio, scusa, hai voglia di scrivere il link nella chat? Sì, posso scrivere il link nella chat, sicuramente. Ecco che state entrando. Siamo a 75 persone, i collegati mi sembra che siano 157, quindi ancora siamo a circa metà dei collegati che sono entrati. 90, dai, siamo quasi a 100. Ok, siamo a 100. Continuano ad aumentare. 115. Ci siamo quasi, eh? Allora, tra un po' io farò partire la prima domanda e voi, una volta che parte la domanda, avrete 20 secondi per rispondere. Per adesso ci sarà solo questa prima domanda, poi nel corso della presentazione ci saranno altre domande e alla fine vedremo chi di voi sarà stato il più bravo. Ok, 150, 160 persone collegate, io faccio partire la domanda. Ok, guardate il vostro telefono. Cosa ha ucciso di più gli esseri umani nel corso della loro storia? Catastrofi naturali, carestie, epidemie oppure guerre? Avete altri 7, 6, 5 secondi per rispondere. 3, 2, 1. Bravissimi. La maggior parte di voi, 75 persone, ha risposto epidemie. E effettivamente questa è la risposta
corretta, che potrebbe anche essere controintuitiva, perché magari si tende a pensare, per esempio, che le guerre nel corso della storia abbiano provocato molti più morti. Quello che non vi ho detto di questo quiz è che conta anche il tempo in cui rispondete, quindi chi risponde più velocemente e correttamente ha più punti. Allora, le epidemie, abbiamo detto, sono quello che nel corso della storia ha provocato più morti tra gli esseri umani. E in effetti la nostra storia è disseminata di epidemie. Pensate che la prima epidemia risale addirittura al periodo avanti Cristo, o meglio, la prima epidemia di cui noi abbiamo conoscenza attraverso le fonti storiche. Tutti voi, anche i ragazzi del primo anno, credo che abbiano studiato, lo avete fatto anche alle medie, la guerra del Peloponneso. La guerra del Peloponneso è la guerra che si combatteva tra Sparta e Atene, e pensate che quando gli Spartani entrarono ad Atene, quello che trovarono fu una terribile pestilenza che fece tantissimi morti. Le stime sono che addirittura più di 100.000 persone morirono a causa di questa pestilenza, che all'epoca venne chiamata la peste di Atene. In realtà noi non siamo sicuri di che cosa fosse, ci sono varie ipotesi, come vedete: c'è chi dice il vaiolo, chi dice il tifo, la febbre tifoide. Insomma, non sappiamo esattamente quale virus o quale batterio abbia generato tutti questi morti. Fatto sta che questa è la prima epidemia di cui noi abbiamo conoscenza attraverso le fonti storiche, e come vedete è stata anche riportata in alcune opere che sono tuttora visibili e che ricordano quei momenti. Venendo a un periodo più vicino a noi, qui siamo nel 1492, data della scoperta delle Americhe, quindi Colombo che con le sue navi parte verso quella che lui non sapeva che fosse l'America, appunto. E che cosa succede? Succede che gli abitanti europei, le persone europee che erano con Colombo sulle tre navi, portarono in quello che era appunto un territorio non civilizzato, dove c'erano delle tribù indigene che vivevano chiaramente in condizioni molto differenti da quelle che avevamo noi in Europa all'epoca, che erano molto più civilizzate, portarono tutta una serie di agenti patogeni, quindi di virus, di batteri, di microrganismi, ai quali le popolazioni indigene non erano assolutamente abituate, quindi non avevano gli anticorpi, non avevano la capacità di reagire a questi virus e batteri. E quindi tantissime popolazioni delle Americhe morirono, tantissime persone, proprio a causa dell'influenza, del morbillo, del vaiolo, del tifo, del colera, che erano tutte malattie che noi avevamo in Europa, ma che le popolazioni indigene assolutamente non conoscevano e non avevano prima, appunto, dell'arrivo degli europei e dei conquistadores nelle Americhe. E il problema è che lo stesso accadde anche al ritorno. Quando i conquistadores tornarono in Europa, portarono nei loro corpi, nei loro organismi, dei microrganismi che in Europa non esistevano, ma esistevano solo nelle Americhe. Tra questi, per esempio, la sifilide, che è una malattia sessualmente trasmissibile, una malattia pericolosissima, che fortunatamente poi è stata debellata. E pensate che il primo caso di sifilide e l'epidemia di sifilide, che poi investì tutta Europa, scoppiò proprio in Italia, e scoppiò in particolare a Napoli. E non è un caso che scoppiò in una città dove c'è un grande porto e dove quindi c'era un grande passaggio di navi e di persone che provenivano un po' da tutto il mondo. Scoppiò
nel 1495, questa chiaramente era sbagliata questa data, nel 1495 è corretta questa qua sopra, e provocò, si stima, addirittura 5 milioni di morti in tutto il vecchio continente, tra questi anche personaggi molto, molto famosi come Cesare Borgia, come William Shakespeare, come il filosofo Nietzsche. E attenzione, notate che questi personaggi sono vissuti in secoli ben diversi, c'è cioè chi è vissuto nel 1500, chi nel 1800, chi nel 1900, quindi questo per dirvi che la sifilide è durata veramente tanti, tanti secoli e nel corso di questi secoli ha provocato tantissimi milioni di morti in Europa. Veniamo alla storia del Novecento. Il Novecento, come sapete, inizia segnato da una terribile guerra, che è la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale si combatteva nelle trincee, queste fosse scavate dove si riparavano i soldati e combattevano tra loro. La vita nelle trincee era terribile, la vita nelle trincee aveva delle condizioni igieniche disastrose, senza fogne, senza acqua potabile e chiaramente queste condizioni igieniche, queste condizioni di vita favorivano lo sviluppo di agenti patogeni come i virus e i batteri. E proprio dalle trincee della Prima Guerra Mondiale nasce, si genera l'influenza spagnola, una terribile pandemia che ha investito poi, a partire dalle trincee della Prima Guerra Mondiale, tutto il mondo e si stima che abbia provocato dai 50 ai 100 milioni di morti, attenzione, in soli 2 anni. L'influenza spagnola tra il 1918 e il 1919 ha provocato in tutto il mondo tra i 50 e i 100 milioni di morti. Per fare un paragone, considerate che il conflitto mondiale di cui stiamo parlando, quindi la prima guerra mondiale, ha fatto, tra virgolette, solo tra i 15 e i 20 milioni di morti, quindi l'influenza spagnola ha generato 10 volte di morti in più rispetto al conflitto mondiale. C'è stata poi, in tempi ancora più recenti, il vaiolo, sconfitto definitivamente nel 1980 grazie al vaccino, e qui incominciamo a introdurre fortunatamente la storia dei vaccini, perché la storia dei vaccini è una storia importantissima per l'uomo, perché è proprio l'arma che ci permette di sconfiggere le epidemie e le pandemie. Considerate che anche in questo caso il vaiolo ha generato centinaia di milioni di vittime ed è stato sconfitto proprio con il vaccino. E vedete, questa è un'immagine molto importante. Voi forse siete troppo giovani e non lo conoscete, ma questo è un famosissimo cantante Elvis Presley, americano degli anni 50 e 60, che si è vaccinato in diretta TV appunto per convincere tutta la popolazione mondiale, perché lui era conosciuto in tutto il mondo, dell'importanza del vaccino. Quindi, dopo questa introduzione, l'idea è: oddio, siamo spacciati, non c'è speranza. Beh, no, perché come vi ho detto, ci sono delle buone notizie. Le buone notizie derivano proprio appunto dalla nostra capacità di creare dei farmaci, dei vaccini, delle cure che ci permettono di sconfiggere gli agenti patogeni e soprattutto grazie alla ricerca scientifica, perché non ci dimentichiamo che tutto quello che noi sappiamo delle epidemie, dei virus, dei batteri e quindi delle cure per sconfiggerli è dovuto grazie alla scienza e alla ricerca scientifica. Allora, Giorgio, scusami, sì. prima che tu affronti diciamo, seconda parte, volevo fare solo una considerazione rispetto a quello che hai detto sulla storia. Cioè, la storia non è solo quella cosa noiosa, con piena di dati, che dobbiamo studiare, ma forse è un modo per capire anche il presente. Lo dico anche per i ragazzi, no? Soprattutto per i Assolutamente, ragazzi. assolutamente sì. Conoscere la storia del passato è come avere in mano sempre una bussola capace di orientarci nel presente e verso il futuro. Se noi non conosciamo il passato, ciò che è successo nel passato, difficilmente siamo capaci di orientarci,
nel presente, quindi assolutamente sì, la storia penso che sia fondamentale. Grazie, Giorgio. Grazie a te. Allora, dicevamo, vaccini e antibiotici sono le nostre armi contro i tanti microorganismi che possono mettere in pericolo la nostra salute. Voi conoscete benissimo entrambi, perché tutti voi sicuramente avete fatto più di un vaccino da quando siete nati, perché ci sono tutta una serie di vaccini che sono obbligatori fin dalla nascita, e tutti di voi avranno almeno preso una volta nella vita un antibiotico, per esempio quando avete le placche alla gola. Allora, qual è la differenza tra vaccini e antibiotici e a che cosa servono esattamente? Io ve lo racconto attraverso questo bel video. Dura solo un minuto e mezzo, voi dovreste sentire bene l'audio. E mi raccomando, guardatelo molto attentamente, perché dopo questo video ci sarà di nuovo il quiz e vi farò due domande. Quindi ascoltate molto attentamente quello che dice il video. Sia i batteri che i virus sono microorganismi, ma hanno caratteristiche molto diverse tra loro. I batteri sono organismi unicellulari, formati da un'unica cellula priva di nucleo, mentre i virus sono una forma di vita più semplice, costituita da informazioni genetiche protette da un rivestimento, generalmente composto da proteine o lipoproteine. I batteri hanno dimensioni di pochi micrometri, ovvero milionesimi di metro, mentre i virus sono ancora più piccoli e si misurano in nanometri, ovvero miliardesimi di metro. I batteri sono in grado di replicarsi da soli e possono vivere sia all'interno sia all'esterno di un organismo. Possono quindi vivere anche su superfici inerti. I virus invece non possiedono delle strutture per la replicazione, per cui devono utilizzare quelle di animali e piante che infettano. Sono quindi dei parassiti obbligati, che per sopravvivere e moltiplicarsi devono infettare continuamente nuovi ospiti. Alcuni batteri e alcuni virus sono patogeni, cioè in determinate condizioni possono generare malattie, e la loro diversità ha implicazioni importanti sulla scelta dei trattamenti farmacologici più appropriati per curare le malattie che determinano. Gli antibiotici sono farmaci in grado di eliminare i batteri, ma non i virus. Per questo, il medico disporrà l'assunzione di antibiotici per curare infezioni di origine batterica, mentre per le malattie causate da virus, nelle situazioni cliniche più problematiche, potrà prescrivere degli antivirali. Ok. Si sentiva bene il video? L'avete visto bene tutti? Sì, Giorgio. Perfetto. Va bene. Allora, torniamo al nostro quiz. Se avete ascoltato bene il video, allora sarete in grado di rispondere alle prossime domande. Quindi vado avanti nel nostro quiz. Perché non va? Aspettate un attimo. È il bello della diretta. È il bello della diretta. Vediamo che succede. Ok, questo l'abbiamo capito. Ma noi vogliamo andare avanti. Perché non mi mandi avanti? Ok, ci siamo.
Domanda 2 di 5. Siete pronti? Premo invio, eh? Rispondete più velocemente possibile per avere più punti. I virus sono microorganismi unicellulari, microorganismi pluricellulari, microorganismi più semplici dei batteri, oppure nessuna delle risposte precedenti è corretta. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, la maggioranza di voi ha sbagliato, perché la maggioranza di voi ha risposto microorganismi unicellulari. In realtà la risposta corretta è che sono microorganismi più semplici dei batteri, che sono microorganismi unicellulari. Come abbiamo visto nel video, i batteri sono microorganismi unicellulari, i virus sono microrganismi ancora più semplici, fatti quasi sempre di sole proteine, quindi non di cellule. Adesso torniamo alla nostra presentazione. Come vi dicevo, l'importanza dei vaccini e degli antibiotici l'abbiamo vista nel video. Io vi volevo solo far vedere come, grazie ai vaccini, abbiamo sconfitto tantissime malattie che probabilmente molti di voi oggi nemmeno conoscono, ma guardate che anche solo quando erano piccoli i vostri genitori o i miei genitori, queste malattie erano problematiche, oppure i nostri nonni hanno dovuto affrontare tante di queste malattie che grazie ai vaccini e agli antibiotici oggi sono sconfitte. Tetano, epatite, morbillo, oppure non sono completamente sconfitte, ma appunto grazie ai vaccini e agli antibiotici non sono più così pericolose come un tempo. Allora, veniamo quindi al nostro presente, alla pandemia di Covid-19 che tutti stiamo vivendo ormai da più di un anno, e cominciamo col capire qual è in questo caso l'agente patogeno che ha provocato questa malattia. Beh, il virus, qui in questo caso parliamo di un virus che ha provocato la Covid-19, che è la malattia provocata da questo virus, si chiama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 è l'acronimo inglese di Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, perché poi, come vedremo, c'è il suo antenato, il numero 1, diciamo, e quindi significa sindrome severa, acuta, respiratoria, dovuta al coronavirus, che è una famiglia di virus. I coronavirus sono una famiglia di virus. E questo virus è stato scoperto nel 2019 per la prima volta in Cina, e poi da lì, come sappiamo, piano piano dall'Asia si è spostato prima verso l'Europa e poi dall'Europa negli Stati Uniti e quindi in tutto il mondo. La malattia provocata da questo virus si chiama Covid-19, che anche in questo caso è un acronimo che sta per Coronavirus Disease 19, quindi malattia del coronavirus scoperta nel 2019. Vi ho detto che il SARS-CoV-2 ha un antenato molto recente, perché risale all'inizio degli anni 2000, al 2002, che si chiama SARS-CoV-1. Il SARS-CoV-1 nel 2002 ha generato un'epidemia, che io per esempio ricordo bene. Io nel 2002 avevo 18 anni e tutti i telegiornali parlavano di questa epidemia che si chiamava la SARS, causata appunto da questo virus, e che, come vedete da questa mappa, anche in questo caso nacque in Cina, colpì particolarmente i paesi asiatici intorno alla Cina, un po' gli Stati Uniti e il Canada, molto poco l'Europa e, come vedete, praticamente per niente, forse credo che in Italia non ci sia stato nemmeno un caso, insomma, solo qualche italiano all'estero, l'Italia. Ebbene, si parlò tanto dell'epidemia di SARS, ma pensate che questa epidemia provocò solamente 8.096 casi in tutto il mondo,
e 774 decessi. Quindi i casi erano pochissimi, ma allo stesso tempo il numero dei morti rispetto ai casi è altissimo, perché 774 morti su 8.000 casi, stiamo parlando di una letalità del 9 o del 10%, una letalità altissima, vuol dire che moriva una persona ogni 10 di SARS. Fortunatamente l'epidemia è stata subito controllata, non è stata sconfitta grazie a un vaccino, perché non è stato trovato un vaccino contro il virus SARS-CoV-1, e dal 2004, quindi dopo 2 anni dal suo inizio, non sono stati più segnalati casi. Allora, qual è la differenza? La differenza nei numeri è enorme, perché la nostra attuale pandemia, come vedete, ha generato, questi sono i dati aggiornati a ieri, ha generato quasi più di 138 milioni di casi in tutto il mondo, ha generato quasi 3 milioni di morti, fortunatamente con un tasso di letalità molto più basso della SARS. 10%, l'attuale tasso di letalità della Covid è intorno al 2%, quindi un tasso di letalità molto più basso. In Italia, come vedete, siamo quasi a 4 milioni di casi positivi e purtroppo più di 115.000 morti dovuti a questa malattia, quindi questo significa molto pericolosa, ben più pericolosa dell'influenza, ma fortunatamente meno del predecessore della SARS. Allora, perché c'è questa differenza tra due virus che potremmo definire cugini, il SARS-CoV-1 e il SARS-CoV-2, che sono spuntati fuori a distanza di quasi 20 anni l'uno dall'altro? Beh, voi dovete sapere che i virus sono dei microrganismi che hanno una capacità eccezionale di cambiare e di mutare nel tempo. Lo stiamo vedendo anche proprio con l'attuale SARS-CoV-2. Avete tutti sentito parlare delle varianti, e in particolare della variante inglese, che ormai è diventata la variante dominante in Italia. Le varianti non sono altro che la capacità del virus di mutare per poter sopravvivere. Quindi lui trova degli escamotage per migliorare le sue capacità, per esempio, di contagiare le persone e quindi di poter sopravvivere, perché, come abbiamo visto dal video precedente, mentre i batteri possono sopravvivere ovunque, in qualunque superficie, i virus devono essere ospitati da un corpo, che può essere un uomo, può essere un animale, ma devono essere ospitati da un corpo sia per poter sopravvivere, sia per potersi riprodurre. Allora, perché il SARS-CoV-2 ha avuto questa enorme capacità di contagiare centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, mentre il suo cugino SARS-CoV-1 solo 8.000 persone in tutto il mondo? Beh, ci sono tre importanti fattori, che sono appunto i vantaggi evolutivi di questo virus rispetto al suo predecessore. Il primo è che il SARS-CoV-2 è molto basso netto di produzione, che va dall'1,5 al 3,8. Quindi questo significa che, in assenza di misure di contenimento, quindi se noi non mettessimo in campo tutto quello che abbiamo messo in campo in questi mesi, la mascherina, il distanziamento sociale, il lockdown oppure la chiusura di alcuni luoghi particolarmente pericolosi, come le palestre, i ristoranti, i bar, i cinema, purtroppo anche le scuole, perché stare in tanti chiusi in una classe purtroppo favorisce la trasmissione del virus. Se noi non avessimo messo in campo tutte queste strategie, in media una persona contagiata ne potrebbe contagiare a sua volta da 1,5 a addirittura quasi 4 persone, quindi ha un tasso di contagiosità enorme, molto più alto del suo predecessore. Allo stesso tempo, oltre a essere più contagioso, questo virus è meno letale, perché
per fortuna, quindi uccide meno persone. Questo però chiaramente lo rende molto più efficace, perché un virus che è capace di contagiare tante persone ma ucciderne meno, che cosa succede? Succede che trova molti più corpi, molti più organismi a sua disposizione, dove poter sopravvivere, dove potersi riprodurre, dove poter circolare liberamente. E quindi è un vantaggio evolutivo enorme. Ricordatevi questa cosa, i virus più efficaci sono quelli che contagiano di più ma uccidono di meno. Pensate all'influenza. L'influenza è determinata da virus con cui noi abbiamo a che fare tutti gli anni. Arriva l'autunno, arriva l'inverno e arriva l'influenza. E l'influenza colpisce milioni di persone in tutto il mondo e noi non siamo capaci di sconfiggerla, l'influenza. Ogni anno abbiamo a che fare con l'influenza. Ma il suo vantaggio evolutivo è che non è così pericolosa, uccide poche persone rispetto a quelle che contagia, e quindi è un virus dal punto di vista evolutivo straordinario. Il secondo fattore che rende questo virus particolarmente efficace ed evoluto è il fatto che può trasmettersi anche nella fase presintomatica. Che significa nella fase presintomatica? Significa che quando noi veniamo contagiati dal virus, non sviluppiamo subito i sintomi della malattia, come per esempio la febbre, il raffreddore, la tosse o problemi respiratori, ma c'è un periodo che si chiama periodo di incubazione, che è il periodo all'interno del quale il virus sta nel nostro corpo, ma ancora noi non capiamo di averlo perché non abbiamo sintomi. Ebbene, molti virus, altri virus, non sono capaci di contagiare altre persone nel periodo di incubazione. Invece il SARS-CoV-2 può farlo. Quindi anche nella fase presintomatica, quando noi stiamo tranquilli perché non abbiamo nessun sintomo, non abbiamo febbre, quindi andiamo in giro, parliamo con le persone, possiamo essere contagiosi purtroppo. Questo è il motivo per cui dobbiamo sempre stare tutti molto attenti, indossare sempre la mascherina e stare distanziati da altre persone. Perché noi potremmo avere il virus, ma non rendercene conto, essere presintomatici e contagiare altre persone. Vi rendete conto che questo è un vantaggio evolutivo enorme di questo virus rispetto ad altri. Il terzo elemento, poi ditemi se ci sono domande su questo punto, quindi fatemele in qualunque momento. Il terzo elemento è che esistono dei soggetti che non solo hanno la fase presintomatica, ma non sviluppano mai sintomi. Soggetti positivi che hanno il virus nel loro corpo, ma sono e rimangono totalmente asintomatici. Questo è un altro enorme vantaggio evolutivo di questo virus, capace di trasmettersi e di diffondersi all'interno di corpi di persone che non sviluppano sintomi. E attenzione ragazzi, gli asintomatici siete soprattutto voi, soprattutto i giovani. I giovani, i bambini, gli adolescenti dell'età vostra che ricevono, che insomma vengono infettati dal virus, nella maggior parte dei casi non sviluppano sintomi. Questo però non deve tranquillizzarvi, anzi vi deve in qualche modo far riflettere su una responsabilità enorme che avete. Perché è vero che se voi vi beccate questo virus, nel 99% dei casi al massimo vi viene un raffreddore. Ma è altrettanto vero che poi voi tornate a casa dai vostri genitori, dai vostri nonni, andate a scuola e vedete i vostri professori, avete a che fare con persone più grandi di voi, più anziane di voi e quindi più a rischio, più deboli. E potete trasmettere questo virus a persone più anziane, più deboli e quindi che potrebbero avere sintomi molto gravi per questa malattia. Quindi mi raccomando, è una responsabilità enorme che tutti voi ragazzi e ragazze avete nel cercare di comportarvi nel modo giusto e di non essere vettori di trasmissione di questo virus. Ci sono domande fin qui? Ok, allora Giorgio, io al momento non ho nessuna domanda. Va bene. Ricevuta dai ragazzi.
però volevo anch'io sottolineare che questo è il momento giusto per fare tutte le domande più strane, più particolari che viene in mente ai ragazzi. Va bene, quando ci saranno domande me le potete fare in qualunque momento. Giorgio, volevo solo ricordare ai ragazzi che possono, ai ragazzi ma anche ai colleghi, che possono anche alzare la mano per fare la domanda, non solo scriverla nella chat, ma anche alzare la mano. Esatto. Grazie. Allora, come facciamo a sconfiggere un virus? Beh, il primo punto è conoscerlo e conoscere soprattutto i meccanismi di trasmissione di un virus. Allora, guardate questa immagine perché è impressionante, no? Perché a volte uno pensa che indossare la mascherina serva poco a niente. Questa è esattamente un'immagine girata in laboratorio in cui c'è una persona che sta semplicemente respirando o parlando. Quando noi respiriamo o parliamo, anche se non ce ne accorgiamo, emettiamo delle goccioline piccolissime di vapore acqueo che si chiamano aerosol se sono piccole 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 o se sono un po' più grandi si chiamano droplets. In ogni caso sono goccioline di vapore acqueo che escono dalla nostra bocca sui quali il virus si può aggrappare e circolare, fluttuare nell'aria. Se qualcuno che sta vicino a noi respira questo aerosol o questi droplets, potrebbe essere contagiato dal virus. Guardate questa persona che senza mascherina, quando respira o parla, emette queste goccioline di vapore acqueo a lunga distanza da lui. Guardate invece la mascherina come riesce a trattenerle molto più vicino al suo corpo senza diffonderle in tutta la stanza. Chiaramente nessuna mascherina è efficace al 100%, questo è importante da sapere perché appunto non basta la mascherina, ma serve anche il distanziamento tra le persone, ma sicuramente la mascherina serve per limitare enormemente la diffusione di queste goccioline che tutti noi emettiamo quando parliamo, quando respiriamo, soprattutto quando parliamo ad alta voce o urliamo o addirittura starnutiamo. Giorgio, scusami, possiamo ricordare ai ragazzi che magari le mascherine vanno, l'importanza di cambiare le mascherine giornalmente o anche due volte al giorno e non riciclarle per 4-5 giorni? Sì, questo dipende dal tipo di mascherina. Se si indossa una mascherina chirurgica, che per intenderci sono quelle mascherine che sono azzurre, verdine, quelle hanno una durata di 4 ore e andrebbero cambiate ogni 4 ore. Se invece si indossano quelle più sicure, che sono le FFP2 o le FFP3, quelle in realtà possono durare anche diversi giorni e possono essere igienizzate. Quindi possono essere igienizzate per esempio con una soluzione di acqua e alcol per essere ripulite e non necessitano di essere cambiate così, così spesso. Allora, come dicevamo, la soluzione ai nostri problemi non può che essere il vaccino. Allora, qual è la situazione dei vaccini in Italia? Come sapete, l'Italia ha cominciato la campagna di vaccinazione a fine dicembre. Le prime dosi di vaccino sono state somministrate il 27 dicembre. Oggi vi voglio dare i dati aggiornati perché poi veniamo a questa slide, però così vi faccio conoscere anche questo bel sito che si chiama covidtrends.com. Su covidtrends.com chiunque di voi ogni giorno può monitorare l'andamento dell'epidemia sia a livello nazionale in Italia, sia per esempio andare a vedere la vostra regione, il Piemonte,
come sta messa. Per esempio, vedete, se voi volete conoscere i dati del Piemonte, andate su Regione Piemonte, qua selezionate settimana e scoprirete che nel Piemonte nell'ultima settimana il rapporto tra i casi positivi e i tamponi effettuati è sceso del 9%. I positivi rispetto alla settimana precedente sono diminuiti del 18% e anche i malati ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti del 13%. Quindi c'è una situazione epidemiologica in Piemonte in miglioramento. Purtroppo questo miglioramento non si vede ancora nei morti, che sono aumentati nell'ultima settimana in Piemonte del 9%. Chiaramente quello dei morti è l'ultimo parametro purtroppo a diminuire. Il fatto che i positivi e i malati in terapia intensiva stanno diminuendo fa ben sperare, e questo significa che tra poco vedremo sicuramente diminuire anche il numero delle persone morte per Covid. Gianluca, Potete. scusami, volevo farti una domanda io. Certo. Come mai stai parlando di percentuali settimanali e non giornaliere? Beh, perché i dati giornalieri, come ormai abbiamo capito, risentono enormemente del giorno della settimana. Che cosa significa? Significa che, per esempio, il weekend si fanno pochi tamponi, perché il sabato e la domenica le farmacie, i laboratori, gli ospedali lavorano a ranghi ridotti, e quindi c'è il sabato e la domenica, una picchiata in discesa di tamponi effettuati. Questi pochi tamponi effettuati nel fine settimana si ripercuotono il lunedì e il martedì nei casi positivi registrati. Sono sempre pochissimi il lunedì e il martedì i casi positivi, e poi nel corso della settimana aumentano il mercoledì, il giovedì, e quasi sempre il picco dei casi positivi registrati lo registriamo nel venerdì o nel sabato, appunto perché si fanno più tamponi. Quindi guardare ai dati giornalieri non ha nessun senso. Perché, come fanno i telegiornali, un giorno vi dicono i casi diminuiscono, il giorno dopo vi dicono i casi aumentano e nessuno ci capisce niente. La verità è che bisogna guardare ai dati settimanali. Dai dati settimanali noi capiamo se la situazione sta migliorando o sta peggiorando. Insomma, vi stavo dicendo che poi potete trovare tanti altri grafici e divertirvi come volete. Potete trovare anche la situazione delle province. E per esempio vedere che la provincia di Cuneo, che è la vostra provincia, è la provincia più colpita dopo Asti in Piemonte nel numero di casi. Questa è l'incidenza, cioè avete 268 casi ogni 100.000 abitanti, che è un'incidenza molto alta, ed è il motivo per cui siete, se non sbaglio, provincia rossa, perché al di sopra dei 250 casi ogni 100.000 abitanti si scatta automaticamente in rosso. Però la buona notizia è che rispetto alla settimana precedente avete una variazione negativa, quindi comunque i casi si sono abbassati rispetto alla settimana precedente. E potete vedere anche lo stato delle vaccinazioni. Allora, in Piemonte sono state somministrate 17.000 dosi ogni 100.000 abitanti con una dose, e 8.000 dosi con la seconda. Quello che vi volevo far vedere era la situazione a livello nazionale, quindi noi adesso ci spostiamo in Italia e vediamo che la situazione delle vaccinazioni è questa qua. In Italia è stato vaccinato il 7, quasi il 7%, il 6,9% della popolazione, che è una percentuale ancora molto bassa se pensate che l'obiettivo è vaccinare il 60-70% almeno della popolazione, perché questo ci permetterebbe appunto di raggiungere quella che si definisce l'immunità e quindi evitare che il virus possa continuare a circolare. Ripeto, il 70% dobbiamo vaccinare, siamo ancora al 7%. Diciamo che però il numero di vaccini fatti ogni giorno sta crescendo, come vedete da questo grafico. Questi sono i vaccini fatti ogni giorno. A febbraio
facevamo circa 150.000 vaccini al giorno, a marzo sono diventati oltre 200.000 vaccini al giorno, 400.000 vaccini al giorno ad aprile, oggi siamo sui 500.000 vaccini al giorno. E potete vedere le categorie vaccinate, potete vedere le regioni che stanno per esempio vaccinando più gli over 80. Per esempio il Piemonte è tra le regioni che ha vaccinato più over 80, il che è un fatto positivo, perché come sappiamo gli over 80 sono le categorie più a rischio e che quindi vanno protette prima attraverso il vaccino. Potete vedere per esempio anche il personale scolastico, visto che di scuola stiamo parlando. Il Piemonte non ha vaccinato così tanto personale scolastico rispetto ad altre regioni dove invece è stato vaccinato molto, molto di più. Come sappiamo, purtroppo a livello nazionale si danno delle indicazioni, ma poi le regioni vanno in ordine sparso e quindi si possono osservare queste differenze tra le regioni, che appunto sono differenti strategie di somministrazione dei vaccini. E torniamo alla nostra presentazione, perché questa immagine è tratta da il rapporto di farmacovigilanza dell'AIFA. L'AIFA è l'Agenzia Italiana del Farmaco, che appunto monitora sui vaccini e sostanzialmente ci dice se un vaccino è sicuro, non è sicuro, quali sono le reazioni avverse, quali sono i benefici di un vaccino. Allora, purtroppo l'ultimo report dell'AIFA è aggiornato al 26 febbraio, quindi tutti i vaccini fatti a marzo ancora non sono conteggiati in questo report. Stiamo aspettando il nuovo report che esce ogni mese più o meno. Però è molto significativo questo report, perché guardate, questo report dice che su 4 milioni di dosi di vaccino somministrate al 26 febbraio si sono segnalate solamente 30.000 reazioni avverse. Attenzione, perché poi vedremo che per reazioni avverse parliamo magari anche solo di un indolenzimento al braccio dove ti è stato fatto il vaccino, un po' di febbre che sappiamo che i vaccini provocano, no? Non parliamo di reazioni avverse gravi. Quindi questo tasso di segnalazione ci dice che sono solamente 729 reazioni avverse segnalate ogni 100.000 dosi. Quindi lo 0,7%, che è una percentuale bassissima. Ovvero, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che tutti i vaccini, esattamente come tutti i farmaci, hanno delle reazioni avverse che si generano in un certo numero di persone. Un vaccino o un farmaco è sicuro quando voi vi prendete una tachipirina, un'aspirina, un Moment, un Oki. Se leggete il foglio illustrativo, vedrete che ci sono tante reazioni avverse segnalate. Ma il punto qual è? Il punto è che quelle reazioni avverse sono talmente rare o poco frequenti che comunque i benefici che porta quella medicina a voi in quel momento o il vaccino sono molto maggiori rispetto al rischio che voi avreste nel caso in cui vi beccaste il Covid o un'altra malattia. Per questo si dice che i vaccini sono sicuri, non perché ogni tanto non succede che qualcuno non si senta bene con il vaccino, ma perché la maggioranza delle persone rischierebbe molto, molto, molto di più per la propria salute e anche per la propria vita nel caso in cui prendesse la malattia e non il vaccino. L'altra cosa importante da sottolineare è che appunto tra queste 30.000 reazioni avverse e sottolineo sospette, perché sospette? Perché non è assolutamente detto che siano provocate dal vaccino, ok? Questo è tutto da verificare, però supponiamo che siano tutte
provocate dal vaccino queste reazioni avverse. Tra queste 30.000, solo il 6,1% dei 30.000, quindi ragioniamo un po' di matematica, stiamo parlando del 6,1% di reazioni sullo 0,7%, cioè una percentuale veramente minuscola, sono gravi. L'altro 93,6% sono reazioni non gravi che, come vi dicevo, le più comuni dopo un vaccino possono essere un po' di febbre, che in genere se ne va dopo 12 ore, un po' di mal di testa, un po' di stanchezza, un po' di indolenzimento al braccio e ai muscoli. Quindi parliamo di cose che dopo poche ore se ne vanno e sono assolutamente sopportabili. Tra l'altro immagino che la maggior parte di voi docenti abbia fatto il vaccino, quindi ci può raccontare queste reazioni avverse. E come vedete, in quasi il 90% dei casi la sospetta reazione avversa si manifesta il giorno stesso o il giorno successivo alla vaccinazione. L'altra cosa che mi sembra molto importante da sottolineare è questa. Secondo voi, tra i tre vaccini che noi stiamo somministrando, cioè Pfizer, Moderna e AstraZeneca, qual è quello che genera più reazioni avverse? Secondo me tutti state pensando ad AstraZeneca, visto che non si fa altro che parlare di AstraZeneca. E in realtà, come vedete da questa tabella, AstraZeneca è quello che ha generato meno segnalazioni di reazioni avverse. AstraZeneca ha generato solo 326 segnalazioni ogni 100.000 dosi, poco meno del vaccino di Moderna, addirittura la metà del vaccino di Pfizer, che invece ce n'ha 769 ogni 100.000 dosi. Questo a dimostrazione appunto che bisogna stare molto attenti, e questo lo dico alle televisioni, ai giornali, nelle cose che si raccontano e nel modo in cui si raccontano le cose, perché a volte una cattiva informazione genera molti più danni degli effetti avversi di un vaccino. E adesso le ultime due domande. Ditemi prima se ci sono domande vostre dal pubblico, se no procedo allora, io con... Giorgio, dimmi. Mentre magari i ragazzi pensano a una domanda, volevo chiederti, c'è una domanda che arriva da una collega, sì. Dalla collega Giallorenzi, qual è la ratio per la quale in Svezia è stato scelto di non imporre le mascherine? Allora, in Svezia c'è stata una gestione della pandemia completamente diversa rispetto all'Italia e ad altri paesi europei. In Svezia hanno deciso di non fare un lockdown né di imporre severe misure di contenimento. E l'idea degli epidemiologi svedesi era quella di far circolare il virus per raggiungere l'immunità di gregge. Questa e quindi la decisione sulle mascherine si riferiva a questo. E questa decisione è stata completamente fallimentare, lo dimostrano i numeri. La Svezia ha un tasso di letalità elevatissimo, che chiaramente non va paragonato con paesi che hanno condizioni geografiche e demografiche molto diverse dalla Svezia. Considerate che la Svezia è un paese grande quanto l'Italia, ma che ha solamente 10 milioni di abitanti. Questo per dire che là il distanziamento c'è a prescindere dalle scelte di un governo. I dati della Svezia vanno confrontati per esempio con gli altri paesi scandinavi, quindi con Danimarca e Norvegia. Danimarca e Norvegia hanno un tasso di incidenza dei casi, un tasso di letalità
enormemente più basso della Svezia, questo a dimostrazione del totale fallimento del programma svedese, confermato poi anche da dati economici, perché qualcuno potrebbe pensare che la Svezia, sì, ok, ha ucciso molte più persone, ma ha salvato l'economia. Così non è, perché il PIL svedese è diminuito di una percentuale in linea con quello degli altri paesi. Giorgio, scusa, abbiamo una domanda sui vaccini. Sì. Una domanda che ha fatto Arianna, vorrebbe sapere qual è, secondo te, qual è la differenza tra questi vaccini. Quindi io suppongo sia Arianna, sì, dico bene, la differenza come immunizzazione. Allora, la differenza tra questi vaccini è innanzitutto il modo con cui sono stati concepiti e creati questi vaccini. AstraZeneca è un vaccino classico. Che vuol dire un vaccino classico? Che tutti i vaccini che noi abbiamo sviluppato fin qui sono vaccini che provengono dal fatto che si prende il virus, si depotenzia in laboratorio, quindi il virus in laboratorio viene manipolato e poi questo virus viene iniettato nel nostro corpo, quindi attraverso il vaccino. E che cosa produce questo virus? Produce la nostra difesa immunitaria. Quindi il nostro corpo riceve un agente patogeno esterno sconosciuto, per difendersi crea gli anticorpi. A quel punto noi siamo immunizzati e protetti. Così hanno sempre funzionato i vaccini, così funziona AstraZeneca. Adesso la scienza e la tecnologia sono andate avanti e abbiamo sviluppato Moderna e quello di Pfizer, che invece sono vaccini a RNA. L'RNA, come sapete, è una parte particolare proteica di sequenziamento del nostro DNA che contiene delle informazioni genetiche. L'RNA viene estratto dal virus, in questo caso il SARS-CoV-2, si prendono alcune caratteristiche delle proteine del SARS-CoV-2 e vengono attraverso il vaccino iniettate nel nostro corpo. Quindi in questo caso, con questi due vaccini più moderni di Pfizer e di Moderna, non ci viene iniettato il virus come nei vaccini classici, ma ci viene solo iniettato un filamento di RNA che contiene le informazioni del virus, e quindi, contenendo le informazioni del virus, genera una risposta immunitaria nel nostro corpo. Sono vaccini più moderni, quello che dobbiamo guardare è l'efficacia di questi vaccini. Al momento, per i dati che abbiamo, sappiamo che i vaccini di Pfizer e di Moderna sono un po' più efficaci di quello di AstraZeneca, ma che comunque, in base ai dati che abbiamo, è un ottimo vaccino. Poi leggo. Avremmo una serie di domande. Sì, le sto leggendo. Allora, è vero che questo virus è nato in laboratorio? Beh, io direi di no. Anche su questo non c'è ancora una risposta definitiva da parte della comunità scientifica mondiale. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta facendo tutte le verifiche del caso, ma tutti gli indizi sembrano portare al fatto che questo virus non sia stato creato in laboratorio, ma al contrario provenga da un pipistrello passato attraverso il pangolino per poi essere arrivato all'uomo. Però su questo chiaramente ci avremo ulteriori verifiche in futuro. Buongiorno, perché in Italia siamo ancora in una situazione drammatica mentre in tanti paesi ormai si è tornati alla normalità? Beh, perché l'Italia ha fatto tante scelte sbagliate nel corso di questo anno, in particolare alcune regioni come la Lombardia. Considerate che la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti come la Svezia, se noi la considerassimo un paese invece che una regione, sarebbe il paese con il più alto tasso di letalità in tutto il mondo.
cioè in tutto il mondo nessuno ha fatto peggio della Lombardia, che è la regione più ricca e più avanzata d'Italia. Questo per dire che poi chi gestisce una pandemia, quindi chi si trova a dover gestire e a prendere decisioni, deve essere capace di farlo e prendere le decisioni giuste, altrimenti succede quello che è successo in Lombardia. Il secondo elemento è che l'Italia, come tanti paesi europei, è purtroppo molto indietro nella campagna di vaccinazione, e quindi questo determina che il virus continui a far male, a circolare molto. Ci sono paesi come la Gran Bretagna, come Israele, come gli stessi Stati Uniti, dove c'è una percentuale di popolazione vaccinata molto più alta che in Italia, e quindi questo sta facendo migliorare la situazione. Il terzo elemento è che alcuni paesi come la Germania, la Spagna, provengono da periodi di lockdown molto prolungati, cominciati a Natale, terminati a febbraio, addirittura a marzo. L'Italia ha sempre adottato questo sistema a regioni colorate, ma non ha più fatto un lockdown, e di conseguenza il virus circola di più. C'è poco da fare. Verrà mai creato un vaccino per noi giovani? Il vaccino per i giovani c'è. I giovani possono vaccinarsi con i vaccini di Pfizer e di Moderna. E sta arrivando un altro vaccino, che è quello di Johnson & Johnson. Semplicemente i giovani saranno gli ultimi a vaccinarsi, perché sono quelli meno esposti. Poi dipende sempre che cosa significa giovani, attenzione, perché è vero che al di sotto dei 16 anni il vaccino non sarà fatto. Quindi se qualcuno di voi ha più di 16 anni sarà vaccinato, ma sarete tra gli ultimi. Invece chi ha meno di 16 anni non rientra nella campagna di vaccinazione, semplicemente perché non siete a rischio. Quindi state tranquilli, il virus non è un problema per chi ha meno di 16 anni, e quindi non vi sarà fatto il vaccino, almeno per adesso. Poi tutto può cambiare in futuro. È vero che gli ospedali guadagnano qualcosa nel dire che un paziente è ricoverato per Covid? Non lo so, non so rispondere a questa domanda, non saprei. E, buongiorno, secondo lei ciò che alcuni media dicono a proposito di eventuali conseguenze del vaccino sulle prossime generazioni può avere un senso? I media dicono tutto il contrario di tutto, quindi è difficile rispondere a questa domanda, bisognerebbe capire esattamente a cosa ti riferisci, Annalisa, però sicuramente vale quello che ho detto prima. I media, come tutti noi, come io anche che sto parlando con voi, come i vostri professori quando entrano in classe, abbiamo tutti un'enorme responsabilità quando parliamo e diciamo delle cose. E soprattutto ce l'ha chi parla a milioni di persone, come i media, appunto. E fare della corretta informazione è fondamentale. Fare della corretta informazione quando si parla di scienza significa studiare le fonti, saper trovare le fonti giuste e quindi saper prendere le informazioni giuste da comunicare, saperle analizzare correttamente, cercare di essere il più possibile oggettivi e quindi parlare senza pregiudizi. E quindi, appunto, fare un servizio utile, onesto, sincero. Spesso l'informazione fatta dai mass media è una informazione molto approssimativa, e questo avviene per tante ragioni che servirebbero ore per spiegare. Però penso che questo anno di pandemia abbia insegnato a tutti l'importanza di una corretta informazione scientifica, cosa che nel nostro paese purtroppo manca. Le nuove varianti sono coperte dai vaccini attuali? Allora, i dati che abbiamo a disposizione dicono di sì. La maggior parte, cioè tutti i vaccini sono efficaci anche contro le varianti. Ci sono degli studi scientifici in corso che stanno
studiando e ipotizzando il fatto che alcune varianti, ma fortunatamente non quella inglese, però alcune varianti come quella per esempio sudafricana, sono più resistenti al vaccino, il che non significa che il vaccino non è per niente efficace, significa che è meno efficace, ma comunque genera una protezione. Diciamo, su questa storia di varianti e vaccini ci sarebbero tante cose da dire, ve ne dico due. L'aspetto negativo e preoccupante è che più il virus continuerà a circolare, soprattutto nei paesi poveri, perché poi il problema è proprio questo. Noi ricchi, tra virgolette, occidentali, quindi Europa, Stati Uniti, possiamo anche comprarci tutte le dosi di vaccino del mondo, ma se noi non ci preoccupiamo anche di portare il vaccino nei paesi del terzo mondo, nei paesi più poveri, state sicuri che il virus continuerà a circolare in questi paesi e prima o poi uscirà fuori in questi paesi una variante del virus resistente ai vaccini, e state sicuri che in un mondo connesso e globalizzato, dove le persone possono viaggiare e torneranno a viaggiare ovunque, prima o poi questo virus resistente al vaccino tornerà anche in Europa, anche negli Stati Uniti, anche nei paesi ricchi occidentali. Quindi dobbiamo portare il vaccino ovunque, perché l'unico modo per sconfiggere questa pandemia è vaccinare tutta la popolazione mondiale, non solo chi se lo può permettere perché c'ha i soldi. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che però queste nuove tecniche dei vaccini a RNA che abbiamo sviluppato in ambito scientifico e tecnologico ci permettono di poter sviluppare nuovi vaccini efficaci contro le nuove varianti in un tempo molto breve. Le case farmaceutiche sostengono di poterlo fare in poche settimane, magari è esagerato poche settimane, forse serviranno un paio di mesi, però insomma, se domani dovesse uscire una variante resistente agli attuali vaccini, in poco tempo dovremmo essere in grado di modificare i vaccini per renderli efficaci anche contro le varianti. Quando si riuscirà a tornare a una normalità? Io credo che, appunto, se non ci sono sorprese, quindi se la situazione prosegue come sta andando, noi dovremmo avere quest'estate un sufficiente numero di persone vaccinate per poter riaprire praticamente tutto e tornare a una normalità, e a settembre-ottobre non dovrebbe ripartire una nuova ondata di contagi, proprio perché a quel punto avremo un'immunità diffusa. Quindi io mi sento di dire che noi già da giugno-luglio cominceremo ad assaporare un po' di normalità, e questa normalità dovrebbe poi via via protrarsi nel corso dei prossimi mesi. Attenzione, perché normalità non significa che abbandoneremo tutte le misure di precauzione. È probabile che noi continueremo per esempio ad indossare le mascherine per un certo periodo di tempo, perché ci sono ancora delle cose che non abbiamo capito di questi vaccini, quindi non sappiamo per esempio se il vaccino protegge solo dalla malattia o anche dalla trasmissione del virus. Stiamo studiando questi dati e ancora non abbiamo una risposta, quindi diciamo normalità sì, ma mantenendo ancora per un po' di tempo alcune misure di precauzione. Se una persona risulta positiva e dopo la quarantena negativa, per quanto è esonerato da risultare nuovamente positivo ad un tampone? Quindi qua stiamo parlando di quanto tempo dura l'immunità, e quindi per quanto tempo noi abbiamo gli anticorpi nel nostro corpo dopo aver avuto la malattia. La risposta è: non lo sappiamo. Anche questa è una cosa che stiamo studiando. Abbiamo evidenza del fatto che sicuramente una persona positiva per diversi mesi successivi ha gli anticorpi ed è immune, però alcune persone, diverse persone, hanno già contratto il virus per la seconda volta, quindi
la quantità di anticorpi dipende dalla gravità della malattia. Le persone che hanno avuto una malattia più grave hanno più anticorpi e durano più nel tempo. Persone che hanno avuto una malattia lieve hanno meno anticorpi e che durano meno nel tempo. Infettarsi una seconda volta è possibile, purtroppo. Ci sono persone che si sono infettate una seconda volta, però quasi sempre hanno avuto una malattia molto lieve la seconda volta, appunto perché è come se il corpo fosse già abituato. L'altra grande domanda dei vaccini è proprio questa, cioè noi non sappiamo quanto dura l'effetto di un vaccino, potrebbe durare mesi o potrebbe durare anni, ancora non lo sappiamo, lo scopriremo solo strada facendo, andando a misurare nelle persone che si sono vaccinate gli anticorpi, mese dopo mese, anno dopo anno, e vedere come gli anticorpi nel tempo diminuiscono. Quindi è molto probabile che il vaccino per il Covid non vada fatto una sola volta, è molto probabile che noi cominceremo a farci vaccini per il Covid un po' come per l'influenza. Quindi ogni anno o comunque ogni volta che ci sarà bisogno, perché gli anticorpi nel nostro corpo diminuiscono. Invece, Giorgio, la protezione dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino? Scusate, non ho capito, Giusy, scusa. Dopo quanto tempo dalla somministrazione della seconda dose del vaccino si ha la protezione? Questa è una domanda che arriva ai ragazzi. Dipende dai vaccini. Allora, diciamo che per il vaccino a una sola dose, quello di Johnson & Johnson, sei subito protetto. E subito significa dopo 24-48 ore, insomma, la risposta immunitaria c'è subito, perché ti accorgi della risposta immunitaria proprio dalle reazioni avverse. Se tu dopo che ti fai un vaccino sei stanco, c'hai un po' di febbre, sei un po' spossato, quello è perché il tuo corpo sta reagendo, sta producendo gli anticorpi, quindi sei subito immune. Per i vaccini a due dosi, invece, sei completamente protetto dopo la seconda dose, però già dopo la prima dose sei parzialmente protetto. Questo significa che se ti becchi il virus dopo la prima dose, puoi comunque stare un po' male, ma sicuramente molto meno che se non avessi avuto la prima dose, perché in parte già stai sviluppando anticorpi anche dopo la prima dose. C'è una domanda anche interessante per quanto riguarda forse anche la lettura dei dati, è legato quindi a questo discorso. Allora, tu prima hai parlato delle reazioni avverse tra AstraZeneca e Pfizer. La domanda è questa, che arriva da un'altra chat. È possibile che questa differenza tra i dati sia legata al numero diverso di somministrazioni dei due vaccini? Sì, come vedete in questo rapporto dell'AIFA che vi sto mostrando, Pfizer è molto più somministrato degli altri, quindi ci può essere una differenza dovuta alla quantità di dati a disposizione per ciascun vaccino. Per questo vi ho detto che purtroppo stiamo aspettando il nuovo rapporto dell'AIFA, perché il nuovo rapporto dell'AIFA, che quindi avrà i dati di tutto il mese di marzo, perché questo si ferma il 26 febbraio, avrà tantissime dosi di AstraZeneca e quindi avremo modo di comparare meglio AstraZeneca con gli altri due vaccini. Ma vi posso assicurare che i dati, che non sono in questo rapporto ma che io ho attraverso altri canali, sono assolutamente confortanti. Basta guardare l'Inghilterra, il Regno Unito. Il Regno Unito ha vaccinato più del 50% della popolazione solo con AstraZeneca. Il Regno Unito in questo momento ha praticamente risolto il problema Covid, ha pochissimi casi positivi, non ha quasi più morti, perché ha protetto tutta la popolazione più debole, e non mi sembra
che si contino i morti per AstraZeneca nel Regno Unito, non mi sembra che ci sia un problema di trombosi, non mi sembra che ci sia alcun problema con AstraZeneca del Regno Unito. E hanno risolto il problema. Quindi, insomma, questo la dice lunga. Giorgio, abbiamo parlato di vaccini come vaccini, mascherine, eccetera. C'è una domanda interessante che ti giro. È vero che fare attività fisica può essere utile a limitare i rischi dall'infezione Covid? Assolutamente sì. L'attività fisica fa bene in generale a tutto, al nostro corpo, ma considerate che il Covid è una malattia che colpisce particolarmente chi ha problemi respiratori ai polmoni. Quindi non fumate, perché i fumatori sono enormemente colpiti dal Covid. Gli atleti o comunque chi pratica attività fisica ha polmoni più resistenti, perché appunto è abituato allo sforzo fisico e quindi anche a respirare in un certo modo in situazioni di sofferenza fisica e quindi è più protetto di fronte alla polmonite e ai possibili effetti del Covid. Prego, prego, dirigente, assolutamente sì. No, grazie, no, scusi, volevo salutare e ringraziare perché ho seguito tutto con estrema attenzione, anzi ho anche imparato e spero che, anzi ne sono certa che i nostri allievi abbiano fatto altrettanto, lo vedo anche dalle domande che comunque stanno effettuando. Io spero di avere altre occasioni, di poterla incontrare, anche dal vero, no? Magari. Quando si potrà tornare a viaggiare potremmo organizzare qualcosa a scuola molto volentieri. Assolutamente sì, perché mi piacerebbe pensare alle... sento un rimbombo nella voce, ma penso che siano... Ah, ecco. La sentiamo bene. Ah, mi sentite bene? Ok. No, penso che sia anche molto importante, al di là adesso di vedere l'11 giugno come l'apertura nello stadio, scusi se faccio questa battuta, ma mi sembrerebbe comunque, al di là degli europei, di vederla come la possibilità di poter tornare ad una pseudo normalità e ad avere quella socialità di cui tutti noi ne abbiamo bisogno, seguendo delle regole, imparando degli atteggiamenti, delle responsabilità individuale che però ci fanno sentire parte di una comunità. E quindi detto questo, sarebbe molto bello, come avevamo organizzato negli anni passati anche per quello che è stata la mia attività, aprirla proprio ad un territorio ed utilizzare quei bellissimi teatri e spazi che noi abbiamo a Cuneo. Questo vuol dire anche un augurio non solo per i nostri ragazzi, ma un augurio per tutti noi di poter vivere la nostra città, la nostra cultura e il nostro sapere come, insomma, non come ce l'avevamo prima, anche in modalità differente, anzi sicuramente in modalità differente, ma dando la speranza che ce la possiamo fare. E grazie per l'estrema conoscenza scientifica e dopo aver scoperto chi era lei nei modi dettagliati, ho visto che mia figlia, tutti i dati che mi somministrava giornalmente era perché segue la sua pagina e quando lei ha presentato il video della mascherina ha detto: cavolo, questa è Giada, davvero? Ho detto, però mia figlia ha 19 anni, 20 anzi, e quindi questo è significativo perché vuol dire comunque crearsi delle competenze attraverso una pagina di un fisico e di uno scienziato. Grazie mille, grazie ragazzi, grazie professori, professoressa, vi lascio in mano, ho visto che c'era Eliana, l'ho intravista e quindi vi chiedo scusa ma ho un altro impegno, eccola lì, eccola lì. Super Eliana, è la vice e quindi la lascio in buone mani, spero. Sicuramente sì, grazie. Spero di vederla a Cuneo, arrivederci. Assolutamente, arrivederci. Arrivederci. Allora, visto che sono le 11, io procederei.
Innanzitutto con le ultime due domande del quiz, quindi torniamo sulla presentazione, torniamo sul nostro quiz. Allora, siete pronti? E facciamo le ultime due domande, così vediamo anche chi è stato il più bravo. Allora, domanda 3. La faccio partire. Quale di queste affermazioni è errata? I batteri possono sopravvivere e replicarsi da soli. I virus possono sopravvivere e replicarsi da soli. I virus hanno bisogno di un altro organismo per replicarsi. I virus sopravvivono solo all'interno di un organismo che li ospita. Esattamente, bravissimi. I virus possono sopravvivere e replicarsi da soli, è l'affermazione sbagliata delle quattro, perché, come abbiamo visto nel corso di questa presentazione, i batteri sono capaci di sopravvivere e replicarsi da soli su qualunque superficie, e quindi è importante lavarci le mani sempre, non solo per il Covid, ok? Perché quando noi stiamo in giro e tocchiamo una superficie, la nostra mano si riempie di microrganismi, quindi l'igiene personale è sempre fondamentale. I virus hanno bisogno di un altro organismo per replicarsi, è vero, quindi i virus hanno bisogno di un corpo che li ospita, che sia un uomo o un animale. I virus sopravvivono solo all'interno di un altro organismo, quindi queste sono tutte corrette. L'unica sbagliata è questa qua. I virus non possono sopravvivere e replicarsi da soli, quindi la maggior parte di voi ha risposto correttamente. Procediamo con l'ultima domanda. Pronti? Via. I vaccini sono efficaci contro batteri, virus e altri organismi patogeni. Solo contro i virus, solo contro i batteri. Ricordatevi la differenza tra vaccini e antibiotici. Ok, esattamente, bravi. Anche in questo caso la maggior parte di voi ha risposto correttamente, anche se tante persone, 62, hanno detto solo contro i virus. In realtà no. I vaccini sono efficaci contro tanti microrganismi, sia virus che batteri. Invece gli antibiotici sono efficaci solamente contro i batteri. Ok, siamo arrivati alla fine. Vediamo. No, questa era la 5. Ok, vediamo se ci dice. Come? Bisogna io ti prego, stai gestendo la conferenza. Ti chiedo scusa. Allora, qua mi dai i risultati, ma non so. Allora, ammetto che è la prima volta che uso anch'io questo, quindi mi aspettavo un vincitore. Ma vabbè. Adesso magari cerco di capirlo. Comunque, volevo finire con voi questa presentazione dandovi alcune informazioni su dove prendere le giuste fonti di informazione, perché abbiamo detto che è importantissima la corretta informazione. Quindi io qua ci sono alcune fonti istituzionali dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute dove potete prendere tante informazioni. Tra le fonti giornalistiche c'è il Sole 24 Ore che ha questa presentazione, la potete scaricare, quindi avete tutti i link, però vi voglio far vedere questa pagina fatta davvero bene dal Sole 24 Ore.
Guardate, qui trovate tutti i numeri e i dati sulla pandemia. Ci avete i dati per provincia, ci avete grafici su trend giornalieri e settimanali. Insomma, questa pagina è fatta veramente benissimo, aggiornata ogni giorno. E insomma, per chi si vuole un po' divertire con i grafici e con i dati, è veramente eccezionale. Se volete scaricare questa presentazione, lo potete fare anche in diretta. In questo momento basta che andate su giorgiosestili.it/grandis e potete scaricare questa presentazione in maniera tale che ci avete a portata di mano tutte le informazioni che vi ho dato e anche queste risorse utili che potete, insomma, consultare quando avete voglia o bisogno. Tra queste ho messo anche tre fonti indipendenti, che sono appunto Covid Trends, che è il sito che vi ho fatto vedere prima, e altri due siti pieni di dati, grafici interattivi, insomma, molto semplici da usare, ma anche molto formativi. Quindi basta che andate su giorgiosestili.it/grandis, la scaricate ed è tutta vostra. E poi ovviamente vi invito, insomma, se volete seguire i canali social o miei o della pagina con avviso sulle analisi scientifiche, siamo un po' su tutti i social. Allora, è stato veramente un incontro. Giussi, ti sei messa, sei in muto. Grazie Giorgio. Prego. Allora, dicevo, è stata. Ho attivato, sì, grazie. E, dicevo, è stato un bellissimo incontro. Ma lo dico anche per quanto riguarda i ragazzi, perché hanno scritto veramente tantissimo. Ci sono tantissime domande che non ti abbiamo potuto inoltrare perché avremmo avuto bisogno di 2 giorni di tempo, perché veramente ti assicuro che sono veramente tante. E quindi vuol dire che si sono appassionati e hanno trovato in te comunque una figura che in qualche modo ha dipanato tanti dubbi, tante confusioni, perché c'è proprio un grande problema di confusione che avevo già riscontrato io. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato affinché questo incontro potesse essere fatto. Un grazie ragazzi che sono stati, direi, splendidi, un grazie colleghi, grazie soprattutto a te. Con cui spero veramente, come diceva la dirigente, si possano creare tante collaborazioni, anche perché so che fai delle cose molto interessanti a parte questi incontri. Sì, mi piacerebbe molto perché insomma sia io che gli altri ragazzi con cui collaboriamo stiamo proprio mettendo in piedi progetti per le scuole, apposta per quello che dicevi te, l'importanza di portare nelle scuole alcune tematiche e portarcele nel modo giusto, provando a far interessare e ad appassionare i ragazzi. Quindi mi farebbe molto piacere e vi ringrazio tantissimo. Ho visto anche qui in chat ci sono tante domande a cui non abbiamo risposto e mi dispiace tantissimo, però veramente un grandissimo saluto a tutti voi, ragazze e ragazzi collegati, perché sono contento, insomma, di tutte queste domande e del fatto che abbiamo anche a distanza però saputo interagire. È stato veramente bello. Giorgio, scusa un secondo, vorrei dare la parola al vicario, la Certo, professoressa Lerda. certo. Eliana, hai il microfono spento. Volevo ringraziare soprattutto per il linguaggio diretto e semplice e immediato. Dialogare con i nostri ragazzi è facile, ma è altrettanto difficile perché bisogna toccare le giuste corde per arrivare loro e devo dire che l'obiettivo è
è assolutamente stato raggiunto. Spero che ai ragazzi sia arrivato anche un altro messaggio che al di là di quella che è l'informativa del virus oggi, dal punto di vista didattico, secondo me hanno ricevuto veramente moltissime sollecitazioni. Loro hanno normalmente un bruttissimo rapporto con la matematica, e vedo che c'è la professoressa Ratto in linea collegata, forse oggi hanno capito che la matematica non è un mondo a sé. La matematica è veramente la base di qualsiasi disciplina, perché senza questo tutto il lavoro che voi avete fatto e avete oggi dimostrato non potrebbe esistere. Dico semplicemente questa cosa perché i ragazzi ogni tanto si chiedono perché dover fare matematica e capire la matematica. Il perché, ragazzi, l'avete visto oggi. Ed è secondo me un messaggio interdisciplinare assolutamente importante. Se il professor Sestini non avesse studiato tanta matematica, tutto ciò che vi ha presentato oggi sarebbe stato impossibile. E lo dico da super partes, perché insegno economia aziendale, che proprio non c'entra assolutamente nulla, ma la trasversalità della tematica oggi secondo me è stata veramente a 360 gradi, quindi grazie per tutti i messaggi che sono arrivati ai nostri allievi. È stata, penso, una delle più belle lezioni dell'intero anno scolastico. Grazie a voi, davvero. Grazie per l'invito e per le bellissime parole. Mi fanno veramente tanto, tanto piacere. E grazie a Giusy, grazie a Giusy Sculli, perché ieri mi ha detto: la prossima volta che mi vengono in mente certi pensieri. Eliana, stiamo registrando, no. Lo so, fermami. E io invece continuo a invitarla, perché questi suoi pensieri, che le portano un lavoro immane, portano veramente tantissimi benefici, quindi continua a essere prolifera di pensieri di questo tipo. Ma c'è un gruppo di lavoro che ha lavorato, dai tecnici alla Brignone. Barbara, certo. Sì. No, quindi un grazie a tutti. Grazie soprattutto ai ragazzi, perché oggi hanno dimostrato una grande maturità. Sì, è vero. Grazie, grazie davvero anche ai ragazzi, è vero. E speriamo grazie di vederci presto dal vivo. Grazie ancora. Con estremo piacere. A presto e buon lavoro a tutti. Grazie anche a voi. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci, ragazzi.